Signori, buongiorno. Oggi, come vedete alle mie spalle, ho due TV che desideravo da un sacco di tempo, due dei migliori TV OLED che avrei sempre voluto nel mio salotto a casa, e oggi devo dire di essere estremamente fortunato perché grazie ad LG, a questa collaborazione, posso averli vicini. Le ho testate per settimane e finalmente mi sono fatto un'idea ben precisa. Ragazzi, quello che posso dirvi già all'inizio, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo davvero incredibile. Non mi nascondo, ragazzi, da subito che la mia scimmia da malato del tech mi ha messo subito la testa su un nuovo modello OLED G4 che racchiude il meglio della tecnologia di casa LG quest'anno. Incredibile. Vi risparmio, ragazzi, l'unboxing delle due confezioni perché erano davvero enormi, ma voglio farvi vedere un primo dettaglio che mi è piaciuto davvero tantissimo. Nella configurazione apposita, il nuovo modello OLED G4 di LG arriva con questo piedistallo, con questo supporto da tavolo, cosa che non trovavamo in realtà nel modello dell'anno scorso, andava ordinato a parte. Sono due piedistalli molto molto validi, ma ovviamente nella mia soluzione qui in ufficio avere la possibilità di appoggiare il televisore è una cosa di certo molto apprezzata, senza doverla acquistare a parte. Inoltre, una cosa che vi voglio fare notare è che il televisore del 2024, l'OLED G4, ha un piedistallo che tiene il televisore un pochettino più dritto, senza un'inclinazione verso indietro come succede con il vecchio LG G3. Questo è un piccolo accorgimento che voglio mostrarvi, insomma, per farvi vedere già da subito le prime differenze tra questi due modelli. Prima però di parlarvi del design e delle caratteristiche, per chi non lo sapesse, LG quest'anno, dopo ben 11 anni, è l'azienda leader mondiale di pannelli OLED. E se oggi si parla di questa tecnologia sulle TV, in buona parte, ragazzi, dobbiamo ringraziare LG. Una precisazione, ragazzi, non credete a quelli che vi dicono che un OLED si vedrà sempre meglio di qualsiasi altra tecnologia TV ad oggi, e questo LG lo sa proprio bene ed è per questo che ogni anno si migliora, si perfeziona, arrivando oggi proprio all'undicesimo anno con un pannello che è davvero strepitoso e soprattutto un nuovo chipset, l'Alpha 11, che grazie all'intelligenza artificiale integrata proprietaria di LG ci si porta a casa davvero davvero un'esperienza visiva pazzesca senza uguali. Ragazzi, mi sono innamorato letteralmente di questo pannello. Direi quindi, signori, di partire dal design, perché una TV, se si vede bene ma è brutta, resta comunque una TV brutta, non c'è niente da fare. E devo dire che questi televisori di LG mi hanno sempre appagato a livello visivo, a livello estetico, soprattutto per le scelte fatte soprattutto alla parete, così da poter stare davvero a filo muro quando non appoggiato ovviamente ad un supporto come oggi. Per farvi capire però questa cosa, ragazzi, voglio farvi vedere il televisore. Sia G3, che è questo, che è quello G4, è estremamente sottile. Per avere la possibilità di un'installazione completamente a pari muro, LG cosa ha fatto? Ha creato questo alloggiamento, adesso ve lo stacco, eccolo qui. Questo vale, ripeto, sia per il televisore LG 3 che per il G4. Una volta che abbiamo rimosso quell'alloggiamento che vi ho fatto vedere prima, va utilizzata questa staffa, che poi è quella che troviamo in confezione, non va acquistata a parte. Quindi questa, una volta che è installata sulla TV, quindi incastrata in questo modo, farà pari muro, perché come vedete questo va ad incassarsi perfettamente lì dentro, è quello che è il risultato di una TV completamente appoggiata alla parete, quindi non ci sarà spazio tra il muro e il televisore. Voglio farvi notare poi quanto sono maniaci in LG per il passaggio di cavi, come vedete anche all'interno della staffa, ma se dovete attaccarla al muro, guardate, c'è tutta una zona di canaline per far passare i cavi ed arrivare alle varie connessioni. Io in questo momento ho ancora un hard disk collegato, però guardate quanto è sottile tutta la zona di collegamenti, per fare in modo che poi tutta questa parte sia a filo muro. Inoltre, comunque c'è tutta una copertura per tenerli nascosti. Molto bene. Ovviamente non mancano comunque gli attacchi VESA per attaccare il televisore ad un braccio qualunque, quindi senza utilizzare, volendo, la sua staffa. Quindi potete utilizzarla in tutti i modi. Inoltre, ragazzi, c'è da dire che la parte costruttiva è fondamentale e qui c'è tutto quello che deve esserci su un televisore top di gamma per avere tra le mani un vero dispositivo
di livello top. Guardate ad esempio il profilo, che è praticamente invisibile sul televisore, ma è di alluminio per dare una struttura alla TV e una sensazione premium davvero da top di gamma. E tutto è pensato per essere bella sia frontalmente che anche posteriormente. Torniamo però, ragazzi, a parlare di pannello e di cosa cambia rispetto al modello OLED G3 del 2023, insomma quello dell'anno precedente, perché lui era già un mostro, ma quest'anno, ragazzi, si sono davvero davvero superati. È davvero incredibile il pannello del 2024. Partiamo dal presupposto che di per sé gli OLED di LG sono già mostruosi, e lo sappiamo ben tutti. L'assenza di retroilluminazione rendono questi pannelli unici. Il 4K, i chipset proprietari offrono una fedeltà di colori quasi perfetta, soprattutto nel caso del nuovo modello, preservando poi le sfumature senza distorsioni di nessun tipo. Insomma, ragazzi, qualità da vendere ne abbiamo un sacco, ma ciò che mi ha stupito è leggere sulla carta una luminosità di picco superiore addirittura del 150% grazie al Bright Booster Max, che è davvero mostruoso. Quando poi si passa alla tecnologia HDR, o meglio a tutti quei filmati HDR, il televisore esplode nel senso buono, intendiamoci. La qualità comunque è davvero devastante già con il modello LG OLED G3, ma ragazzi, davvero, il nuovo LG G4, l'OLED LG G4, è davvero, cioè, hanno fatto un passo enorme, non pensavo, con un solo anno, insomma, di tecnologia, no? Andiamo a guardare però, ragazzi, un po' di numeri, snoccioliamo la scheda tecnica. Sotto il cofano di LG G4, questo nuovo OLED, abbiamo il nuovo processore A11 4K. Non è solo più rapido, ma è stato creato ad hoc per gestire al meglio la qualità delle immagini TV. Se vedete, la funzione AI Picture Pro mette un migliore upscaling delle immagini, il riconoscimento e la correzione automatica di colori nei soggetti in primo piano è ancora più accurata. Dopo aver giocato parecchie ore comunque con il software per capire a pieno il nuovo LG G4, ecco, questo offre una gamma di colori eccezionale, con una copertura notevole dello spazio di colore DCI P3, poi la precisione dei colori è davvero altissima e anche la calibrazione di casa pensata da LG è praticamente impeccabile, ragazzi. Io solitamente vado a mettere mano al bilanciamento del bianco, ai colori, per renderla, diciamo, più adatta al mio tipo di visione, magari anche allenata, però ragazzi, devo dirvi che ho lasciato tutto per com'era e già la qualità, a mio avviso, era praticamente perfetta, un lavoro incredibile. Come al solito, ragazzi, ho provato anche i miei file di test per capire come si vedevano effettivamente, no? Cercando anche di confrontare con la mia memoria, i miei ricordi, tutti i televisori che ho testato fino ad oggi, e devo dirvi che il televisore mi ha convinto tantissimo. LG OLED G4 hanno fatto un gran lavoro, e hanno fatto anche un gran lavoro di upscaling. Infatti il televisore, anche con bassa risoluzione, si comporta notevolmente bene. Si vede proprio la differenza di miglioramento di segnale partendo da una fonte, diciamo, non perfetta. Quindi se guardate la TV normale, tradizionale, a bassa risoluzione, ecco, questo nuovo LG OLED G4 vi regalerà davvero un'immagine quasi emozionante, nonostante la fonte non sia di qualità. Parlando di canali TV, ragazzi, stavo quasi per dimenticare le 1000 porte disponibili sul retro del televisore di questo LG OLED G4 o anche dell'LG OLED G3. Infatti nel pannello posteriore c'è di tutto e di più, con pieno supporto per gestire le migliori console del momento o i PC professionali, addirittura per il gaming. Abbiamo ben 4 porte compatibili HDMI 2.1 da 48 GB per giocare in 4K fino a 144 fps. Abbiamo piena compatibilità con il VRR, il Nvidia G-Sync, l'AMD FreeSync Premium per eliminare i fastidiosi effetti tearing delle immagini. E c'è anche molto altro ancora, ragazzi, a livello di caratteristiche è incredibile. Abbiamo poi ben 3 porte USB, un'uscita audio ottica, un ingresso antenna, un ingresso SAT e, piccola nota molto importante, ragazzi, il sintonizzatore TV è davvero strepitoso, sia nella velocità del cambio canale ma anche nel guadagno di ricevere i canali dove c'è poco segnale, si comportano estremamente bene. A livello proprio qualità di ricezione dell'antenna, tantissima roba in casa LG. Oltre alle specifiche hardware di livello incredibile, abbiamo anche la piena compatibilità di tutti i formati audio DTS e tutti quelli che esistono al mondo in pratica. Toccando comunque il reparto audio, beh, devo dire
che c'è una netta differenza tra l'OLED G3 rispetto al nuovo modello G4. Tutti i profili sonori sono ben calibrati, ma in particolar modo il bilanciamento tra il parlato e i suoni vengono davvero gestiti benissimo. Certo ragazzi, sarebbe stato davvero molto bello provare anche la nuova soundbar pensata per questo LG OLED G4, che come il televisore resta a filo muro ed è davvero fantastica a livello estetico. Comunque, per prima cosa pensate a portarvi a casa un bel TV, se poi avete la possibilità di optare anche per un audio di livello per il vostro cinema in casa, beh, vi assicuro che le soundbar di LG funzionano davvero bene. Un'altra bella ciliegina sulla torta quest'anno di LG è il nuovo software webOS 2024. Super intuitivo, veloce, offre una vastissima gamma di applicazioni al suo interno, abbiamo supporto per lo streaming da smartphone e la riproduzione USB e verrà aggiornato per ben 5 anni, ragazzi, il televisore, con 4 nuove versioni, update che verrà poi esteso anche su altri modelli LG. Quindi bravi in LG, perché danno pieno supporto ai propri televisori, anche quelli un pochettino più datati. Ed è una cosa, insomma, che non fanno tutti. Personalmente, ragazzi, posso dirvi che dopo ben 5 anni di LG OLED in casa, il software ha sempre funzionato davvero molto bene. Inoltre il telecomando, il Magic Remote, che funziona come puntatore o tramite pulsanti tradizionali, con il supporto e il controllo vocale. Metti un video di Gesualdo lo Monaco su YouTube. Cercherò video di Gesualdo lo Monaco in YouTube. Tramite i suoi microfoni incorporati e il game changer di LG. Parliamo di un telecomando davvero completo e oggi, grazie al nuovo software, troviamo anche un sistema interattivo che ci aiuta passo passo ad utilizzare il nostro TV. Il nostro amico si chiama Chatbot. Inoltre, sono migliorate di molto le possibilità di personalizzazione usando il cloud di LG. Infatti potremo associare ad esempio le varie impostazioni e le app a seconda di quello che è l'utilizzatore del televisore. Davvero davvero top, una figata, perché ad esempio mia moglie vuole utilizzare la TV in un determinato modo con le sue app, avrà una sua home e una sua configurazione adattata a quelle che sono le sue abitudini di visione rispetto a quelle che possono essere le mie. Fantastico. Ovviamente ragazzi, per completezza devo dirvelo, abbiamo il Bluetooth integrato, il Wi-Fi è di tipo 6, il digitale terrestre di ultimissima generazione, il SAT come già anticipato e qualsiasi altra cosa vi venga in mente che debba esserci su un televisore, qui c'è. C'è praticamente tutto. Un'ultima cosa che a mio avviso penso sia indispensabile, visto l'investimento monetario che si fa per acquistare un televisore di questo tipo, è il programma OLED Care Plus, incluso per ben 5 anni. Questo ci permette di mantenere la massima efficienza dei pixel e sostituire il pannello in caso di problemi. Quindi, visto quello che stiamo spendendo, è una cosa che a mio avviso è perfetta che ci sia. Quindi, caro Gesualdo, ci stai dicendo buttiamo il nostro LG OLED G3 per acquistare il nuovo OLED G4? No, ragazzi, intendiamoci, assolutissimamente no, anzi, visto il periodo, penso che oggi l'LG G3, l'OLED, possa essere ancora un'ottima alternativa, visto il risparmio attuale a listino. Ma se volete il top di gamma, se cercate il meglio, LG G4 OLED è una TV, ragazzi, eccezionale per ogni situazione. Questo è davvero il cinema in casa con altissima fedeltà, veramente incredibile. Non è facile, ragazzi, mostrarvi quello che vi sto raccontando, ma qui le immagini sono veramente luminosissime, in HDR è mostruosa, è un OLED perfetto per guardare film, cinema, la TV tradizionale e anche per giocarci. E poi c'è anche l'angolo di visuale che è strepitoso e diventa una macchina perfetta anche per il gaming. Qui abbiamo davvero, davvero tutto al meglio, visto poi anche l'ampia possibilità di connessioni e quant'altro. Però ragazzi, è sempre difficile mostrarvi tutto ciò dietro una telecamera. Andate a guardarvi questi televisori, fate un confronto se avete la possibilità, non è così facile che ve li mettano uno vicino all'altro. La differenza di prezzo c'è, ma anche di qualità, ve lo assicuro. Cerco di farvi vedere anche delle altre differenze, sono veramente sottili, ma guardate, mi avvicino tantissimo al viso di questa ragazza, il frame è identico. Guardate come si vede un pochettino di più la definizione su G4, è sottile la differenza, ma c'è. Sembra quasi che sia un po' più sporca l'immagine, in realtà c'è proprio più dettaglio, c'è più definizione nel pannello, nei capelli, nel braccio, è un pochettino più definito. Guardate, è sottile la differenza, ovviamente si vede così, una a fianco all'altra, però insomma, se si riesce a fare un confronto, qualcosina si vede.
provate se avete la possibilità. Quindi Gesualdo, allora ci stai dicendo che questo LG OLED G4 è un televisore perfetto? No ragazzi, come dico sempre, no, non c'è nulla di perfetto in questo mondo e si può sempre fare meglio. Ma voglio invitarvi a fare un ragionamento. Attualmente al prezzo di vendita proposto da LG non c'è di meglio di paragonabile. Sicuramente questa è la mia prima scelta. Abbiamo caratteristiche al top e il miglior prezzo per un OLED oggi nel 2024. Non ci credete? Beh, date un'occhiata al link qui sotto in descrizione e poi venite a dirmi come la pensate voi. Detto questo ragazzi, per oggi è proprio tutto. Come sempre, se vi va iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste già fatto. Mi raccomando, mettete un bel like a questo video per supportare i miei lavori. E se anche voi siete dei fan LG come sottoscritto, mi raccomando commentate con un bel hashtag Viva LG. Così so chi di voi ha guardato il video fino alla fine. E noi ci vediamo prestissimo sempre qui per altre chiacchierate. E ringrazio LG per il supporto per questo video. Perché finalmente ragazzi, i miei occhi si sono di nuovo illuminati. Sono felicissimo di aver avuto la possibilità di vedere da vicino questi due mostri, perché sono davvero due mostri. Ciao ragazzi, e a presto.